Benvenuti al sesto webinar del catalogo delle esperienze OT11 OT2. Questo sesto webinar dedicato ai sistemi informativi e servizi digitali per il welfare. Oggi ne parliamo con i nostri esperti Fabrizio Donzella, Giovanni Viganò e con le esperienze dei comuni di Venezia, Milano e Bologna. Negli ultimi mesi, diciamo da settembre, ci siamo occupati di conferenza di servizi, sistema informativo sociale, di portali di accesso ai servizi per cittadini e per le imprese, di turismo. Si tratta di un ciclo di webinar, in tutto 10 webinar. Questi ultimi e i prossimi due che saranno sui tributi e sull'edilizia, fanno parte invece di un mini ciclo, diciamo, di un sottociclo di webinar in collaborazione con il Pommetro. Trovate tutti i materiali di questi webinar, quindi sia potete rivedere le registrazioni che appunto scaricare le presentazioni sul sito del Comitato di Pilotaggio. Allora, prego di caricare la mia presentazione intanto. Questo ciclo di webinar è organizzato all'interno del progetto del catalogo delle esperienze OT11 OT2. Il catalogo si presenta come una pagina web, è una pagina web in cui quello che trovate sono progetti finanziati OT11 e OT2. I webinar sono, diciamo, fanno parte del ventaglio delle attività che svolge il catalogo. Quindi raccolta di esperienze, voi andate sul sito del catalogo, trovate i diversi progetti, potete consultarli, sono assolutamente di libera consultazione, ovviamente trovate delle informazioni che sono orientate, diciamo, al trasferimento dell'esperienza, quindi non si tratta di descrizioni formali degli interventi. Sono ricercabili sia per obiettivo tematico, sia per ambiti tematici che per amministrazioni. Quindi questa, diciamo, è l'attività, il core business del catalogo. I webinar, questo ciclo di webinar, fa parte degli strumenti di supporto che servono, diciamo, per aumentare le prospettive di trasferimento e di apprendimento da queste pratiche. Quindi il catalogo come unico punto di accesso, le attività, oltre alla pubblicazione, la raccolta, l'analisi e la pubblicazione di queste esperienze, c'è una parte, diciamo, di diffusione, quindi di pubblicizzazione delle esperienze che vengono presentate, che vengono raccolte, e poi ci sono questi strumenti di trasferimento. I webinar, il coaching, cioè la facilitazione in realtà del coaching tra amministrazioni e quindi, diciamo, il catalogo funziona come punto di contatto tra amministrazioni, quindi se siete interessati a qualcuna dei progetti che trovate sul catalogo, quelli di oggi, alcuni verranno, diciamo, pubblicati in seguito, sono quindi in corso di pubblicazione, potete cliccare sull'esperienza, attivare modalità di scambio e quindi, come dire, c'è la possibilità del coaching, c'è anche la possibilità invece di costruire dei laboratori, cioè dei workshop in presenza di scambio tra amministrazioni. Questo per quanto riguarda le attività, quindi webinar come parte di un'attività più ampia orientata all'apprendimento e al trasferimento tra amministrazioni. Questo è il catalogo come si presenta oggi. C'è un refuso, errore mio, perché le esperienze attualmente sono 75 in totale, 50 sono già pubblicate, le trovate online, quindi le potete consultare. Il catalogo è uno strumento di capacity building, quindi di miglioramento della capacità istituzionale, e quindi appunto va utilizzato. Diciamo che attualmente in queste 50 esperienze che voi trovate, già trovate una varietà molto ampia, una varietà sia in termini di amministrazioni partecipanti, perché abbiamo regioni, comuni di diverse dimensioni, abbiamo ministeri, agenzie, soggetti molto diversi, pubblici e privati, unioni di comuni. Quindi diciamo che si possono trovare, sulla base del fatto che l'apprendimento è più facile tra amministrazioni simili, amministrazioni simili alle proprie che hanno fatto determinate esperienze, che hanno presentato determinate esperienze.
Sono inoltre molto vari i progetti, è un bacino molto vario, molto eterogeneo anche dal punto di vista dei temi trattati. OT11, OT2, capacità istituzionale, agenda digitale si prestano a una trasversalità dei temi molto ampia. Quindi trovate ovviamente tutti i temi che abbiamo visto nei webinar, quindi il turismo, conferenza di servizi, trovate però anche ambiente, cultura, istruzione, giustizia. Quindi i temi sono molto molto ampi. Infine, sono diversi gli strumenti che sono stati presentati, quindi ci sono strumenti di monitoraggio e controllo, ci sono nuove procedure, riorganizzazioni, nuovi dispositivi organizzativi, ovviamente sistemi digitali. Tutta questa varietà permette sostanzialmente di migliorare, come dire, l'efficacia del catalogo in termini di apprendimento. Quindi diciamo che attualmente queste 50 esperienze sono già, come dire, un potenziale bacino per cui qualunque amministrazione può trovare qualcosa di interessante. Nell'altro grafico trovate la divisione per OT, ma insomma, è forse meno rilevante rispetto invece a quali sono i temi, che sono molto, molto variegati. Altre 6 esperienze sono in pubblicazione, 19 sono invece in compilazione. Da dove siamo partiti? Proprio da questa necessità di come diffondere conoscenza tra amministrazioni. L'idea che, come dire, ci è venuta in dialogo con le amministrazioni stesse, che da una parte abbiamo esigenze simili e dall'altra scarsa conoscenza di quello che stanno facendo gli altri. Allora, l'idea è quella di diffondere questa conoscenza, ma sostanzialmente di costruirla. Costruirla perché, evidentemente, come dire, diffondere semplicemente descrizioni formali degli interventi non aiuta l'apprendimento, non aiuta il trasferimento. Quindi anche questo webinar è pensato in questo modo, cioè pensato come un momento di discussione su ciò che si sta facendo, proprio per dare, non dico come sono le schede, quindi delle istruzioni per l'uso per i futuri progettisti, ma proprio di riuscire a far emergere quelle che sono le criticità sia di design, quindi di progettazione, ma anche attuative. Diffondere questa conoscenza non è, come dire, è importante, quindi diffondere una conoscenza specificamente orientata all'apprendimento, ma evidentemente è necessario anche fornire degli strumenti di supporto. Sono quelli che abbiamo citato all'inizio, quindi la facilitazione del contatto per il coaching, i webinar tematici come oggi e i laboratori di scambio. Sono attivabili, quindi il catalogo è uno strumento. Andate sul sito, visitate, cercate, troverete sicuramente delle buone idee, utilizzatelo. Ultima cosa, oltre ad utilizzarlo, partecipate, perché è evidente, cioè la nostra ambizione è ampliare il catalogo il più possibile, è evidente che un tipo di progetto come il catalogo funziona nel momento in cui, come dire, maggiori sono le esperienze che sono presentate, quindi nonostante sia già un buon bacino di esperienza, più sono le esperienze partecipanti e sicuramente migliori sono, più ampie sono le prospettive di apprendimento e di come dire, trasferimento. Aderire è facilissimo, basta presentare la propria esperienza, non stiamo cercando buone pratiche, ma stiamo cercando sostanzialmente di ampliare la varietà. Quindi potete candidarvi, lì c'è l'indirizzo al sito, è veramente facile, la scheda è semplicissima. A questo punto vi lascio al tema di oggi, che è appunto quello del welfare, e lascio la parola a Fabrizio Donzella, che si occuperà, diciamo, di fare una breve introduzione su questo ciclo. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno a tutti, buongiorno Simone, saluto tutti i partecipanti, saluto tutti i relatori, iniziamo i lavori di questo webinar riguardante i sistemi informativi e i servizi digitali per il welfare. Io introdurrò diciamo, il tema in realtà introducendo il contesto di cui ci stiamo occupando in questi webinar. Contesto che è quello appunto dedicato al PON Città Metropolitane, un programma destinato al finanziamento di progetti che riguardano l'agenda digitale metropolitana, l'inclusione sociale, e noi ci dedicheremo chiaramente per quanto riguarda l'OT2 a quindi i progetti finanziati nell'ambito dell'agenda digitale metropolitana.
In realtà questo è il terzo webinar che dedichiamo ai progetti finanziati dal PON Città Metropolitane. I primi due sono stati effettuati il 23 e il 30 ottobre, rispettivamente per l'accesso ai servizi, i portali di accesso ai servizi per cittadini e imprese. E il secondo per quanto riguarda i sistemi informativi e i servizi digitali per il turismo. Per completare il set di webinar dedicati al programma Città Metropolitane, do già appuntamento al 27 novembre per quanto riguarda i sistemi informativi e i servizi digitali per i tributi e al 4 dicembre l'ultimo webinar di questo set di 5 per i servizi informativi e servizi digitali per l'edilizia. Le aree tematiche presenti nel PON Città Metropolitane sono 7 tra le 12 indicate da Istat. Oggi chiaramente ci rifacciamo e abbiamo come oggetto del webinar quella dell'assistenza e il sostegno sociale, quindi in generale al welfare. In realtà più di 3 i comuni che finanziano progetti nell'ambito del PON Metro sul welfare. Chiaramente oggi diamo voce a 3 comuni, ma altri appunto sono i comuni che stanno finanziando e che evidentemente possono anche in qualche modo valorizzare le proprie esperienze progettuali, se lo vorranno, chiaramente inserendo nella piattaforma del catalogo delle esperienze OT11 OT2 la propria scheda progettuale. Ecco, l'agenda digitale del PON Metro, brevemente, siamo all'asse 1 con una dotazione di risorse di quasi 152 milioni di euro su un totale di 857, quindi pari a circa 18%. Di cosa si occupa l'agenda digitale? Quindi l'asse 1 di sviluppare sostanzialmente servizi smart per i cittadini. Da servizi di government in senso proprio a piattaforme per la pubblicazione dei dati aperti, a sistemi intelligenti di controllo e gestione dei servizi del territorio. Chiaramente, questi progetti in simbiosi con i progetti di sviluppo della Smart City, anche reti Wi-Fi per l'accesso degli utenti e la trasmissione dei dati. Nell'ambito del PON Città Metropolitane è sicuramente assicurata la possibilità di poter coprogettare e anche attuare per certi aspetti insieme tra i comuni alcuni interventi o parti di interventi che possono essere quindi non replicati, non duplicati, ma replicati attraverso appunto un criterio di economia di scala e di riuso non soltanto delle pratiche organizzative, ma anche chiaramente delle infrastrutture e delle piattaforme tecnologiche. Le attività possibili che è possi appunto è possibile realizzare nell'ambito dell'asse 1 del PON Metro riguarda l'acquisizione, la messa in esercizio di sistemi tecnologici per rendere disponibili servizi pienamente interattivi. Qui chiaramente cogliamo da questo punto di vista uno degli obiettivi del PON Città Metropolitane, che è quello di rendere i comuni pienamente interattivi. Ricordiamo che i destinatari del finanziamento sono le 14 città capoluogo delle città metropolitane e di tutto il territorio nazionale, ma anche chiaramente sono destinatarie del finanziamento del PON Metro, le città e i comuni all'interno delle aree metropolitane, quindi delle 14 aree metropolitane, per un totale di circa 1.300 comuni potenzialmente raggiungibili dalla progettualità del PON Città Metropolitane. Altre attività possibili: adeguamento e sviluppo di componenti funzionali e erogazione del servizio, e adeguamento e sviluppo di componenti abilitanti che sono chiaramente ricollegati ai progetti finanziati. Ecco, qui in queste due prossime slide ho dato diciamo alcuni indicatori, un paio di indicatori su un paio di dati su lo stato di avanzamento del PON Città Metropolitane.
Qui il numero degli interventi per asse nell'ultimo monitoraggio disponibile appunto su Open Coesione al 31 agosto, in cui vi sono il numero di interventi per asse, l'asse 1, appunto quello che riguarda l'agenda digitale metropolitana, siamo a quasi 100 interventi ammessi a finanziamento appunto dal programma. In quest'altra slide invece mostro quali sia la percentuale tra pagamenti ammessi e il costo dei progetti ammesso sempre per asse. Qui chiaramente abbiamo un più del 27% riguardante l'asse 1 e uno degli assi, il secondo asse più performante da questo punto di vista nell'ambito del PON città metropolitane. Sono giunto a conclusione, passo quindi la parola a Giovanni Viganò che modererà il webinar di oggi. Esperto di servizi di welfare e quindi anche di servizi digitali, chiamerà lui quindi successivamente i tre comuni che presenteranno le proprie esperienze progettuali. Alla parola a Giovanni Viganò, grazie mille. Grazie, dottor Donzella. Allora, prendo la parola per introdurre la sessione di presentazione delle buone pratiche da parte dei comuni che quest'oggi presenteranno le sperimentazioni attivate nell'ambito di questi finanziamenti. Prima di cedere la parola ai tre referenti dei comuni di Venezia, Milano e Bologna, inizierò con una breve inquadramento, con una breve presentazione come dire, del tema dell'innovazione digitale nell'ambito dei servizi di welfare. Prenderà giusto 10-15 minuti di tempo, poi vorrei proprio lasciare il tempo ai delegati e ai referenti di ciascun comune di presentare le loro presentazioni. Vi presento un attimo le regole del gioco che utilizzeremo per quanto riguarda soprattutto l'interazione tra come dire, noi relatori e voi partecipanti, che innanzitutto ringrazio per la numerosa presenza. Le regole del gioco perché ci sarà la possibilità da parte vostra di anche porre delle domande utilizzando la funzione della chat che vedete all'interno della finestra chat. Per quanto sarà possibile, cercheremo laddove vedremo emergere determinati temi, determinate richieste di approfondimento da parte dei partecipanti, cercheremo di porre queste questioni ai relatori di ciascun comune. Quindi, se qualcuno di voi volesse approfondire determinati argomenti, determinati passaggi affrontati dai nostri oratori, c'è la possibilità di interagire. Quindi, come vi diceva all'inizio della presentazione Simone Busetti, c'è la possibilità di utilizzare la piattaforma innanzitutto per prendere visione di tutte le buone pratiche, tutti i progetti sviluppati e utilizzarla quindi anche come strumento di interazione e scambio. Oggi è un importante momento per dare sostanza, per dare vita a questo scambio di buone pratiche e di buone esperienze, quindi per chi lo volesse sfruttare è possibile appunto interagire con tutti i nostri relatori. Ora, nella mia presentazione, che cercherò di limitare a non più di 10 minuti, lo giuro, andremo proprio, come dire, a richiamare quelli che sono i fondamenti, chiamiamolo così, teorici, di cosa vuol dire innovazione digitale e cosa vuol dire innovazione digitale all'interno in particolar modo dei servizi di welfare. Spesso il tema dell'innovazione digitale nell'ambito dei servizi di welfare è, come dire, forse stato sempre considerato un tema, non dico scomodo, ma un tema che si è tardato, forse anche per un lag culturale che c'è in particolar modo in quello che è l'ambito dei servizi welfare, in particolar modo dei servizi pubblici di welfare, ed è stato sempre un po', come dire, trascurato. Fortunatamente, negli ultimi tempi, negli ultimi periodi, e i progetti che oggi andiamo a presentare sono la testimonianza di questo, fortunatamente si sta cominciando a investire in maniera, come dire, anche molto interessante, e i progetti che oggi presentiamo ne sono testimonianza, anche nell'ambito dei servizi di welfare, nei servizi sociali e sociosanitari, e cercheremo di capire
quali sono i driver in particolar modo che spingono le nostre amministrazioni, spingono le nostre organizzazioni a investire in innovazione digitale. Allora, volevo innanzitutto con voi richiamare un po' quelli che sono quegli aspetti che, di innovazione che si riverberano nelle varie fasi dell'introduzione di innovazione digitale nei servizi sociali, nei servizi di welfare. Di fatto, quando parliamo di innovazione digitale, parliamo di un fattore che di fatto è esso stesso un driver importante di innovazione to cure all'interno dei servizi di welfare. Per quali motivi? Qui ho provato a richiamarne giusto 5. E soprattutto le ho provate a richiamare nell'ambito delle diverse fasi dell'introduzione di un'innovazione digitale. Innanzitutto per quanto riguarda la genesi, cioè l'origine e le determinanti della scelta di adottare un'innovazione tecnologica. Esso stesso, questo stesso passaggio rappresenta, senza ombra di dubbio, un momento di innovazione vera, un momento di anche crescita, e di crescita positiva da parte dell'amministrazione che decide di pensare a come migliorare, utilizzando in questo caso il metodo digitale, il mezzo tecnologico. La seconda fase è il processo, invece, cioè il processo che porta alla decisione di adottare un'innovazione tecnologica all'effettiva introduzione all'interno dei servizi e dei meccanismi organizzativi. Non solo pensare all'innovazione digitale, ma anche pensare a come l'innovazione digitale possa essere inserita, inclusa all'interno della nostra macchina organizzativa, dei nostri servizi. Non è sufficiente, non è bastante pensare alla sola innovazione, bisogna anche chiaramente calarla all'interno di quella che è, come dire, la realtà organizzativa. E sappiamo benissimo, sapete benissimo, perché voi siete attori del settore, che pensare all'innovazione nell'ambito dei servizi di welfare è spesso complicato, perché i sistemi organizzativi che abbiamo all'interno dei servizi di welfare sono spesso molto, molto complicati per le loro connessioni, per le loro modalità organizzative. Io che mi occupo anche di sistemi informativi sociali, ne so qualcosa, perché di fatto costruire sistemi informativi, anche informatizzati, sociali, su modelli organizzativi che sono complessi, come dire, è molto più difficile rispetto a, come dire, introdurre all'interno di sistemi organizzativi che sono molto, molto più semplici. Il terzo passaggio è quello dei cambiamenti, cioè i cambiamenti generati a livello di modello di servizio che impattano sulla relazione tra azienda, operatori e utenti finali. Cosa vuol dire? Il tema dei cambiamenti poi secondo me verrà fuori in maniera molto bella e molto lampante anche dalle presentazioni che faranno i nostri referenti comunali. Introdurre innovazione digitale all'interno dei servizi e chiaramente anche all'interno dei servizi di welfare pone chiaramente il tema dei cambiamenti anche delle consuetudini, delle routine, delle modalità di relazione, interazione fra tutti i soggetti che popolano questa rete. E quando parliamo di questi soggetti ci riferiamo per esempio all'amministrazione, all'organizzazione centrale che ha deciso di introdurre questa innovazione, agli operatori, al personale che ne fa parte, nonché anche agli utenti finali. E quando parliamo di utenti non parliamo solo di chi fruisce di un servizio, ma anche di tutti quegli altri stakeholder che, come dire, sono anche corpo intermedio nella relazione tra l'amministrazione e l'ente pubblico e l'utente finale del servizio. Il quarto passaggio, il quarto aspetto è quello delle conseguenze generate a livello di organizzazione aziendale, più in generale sugli aspetti gestionali. Chiaramente introdurre innovazione vuol dire andare anche a stravolgere, sconvolgere, si spera migliorare ovviamente, quindi stravolgere in positivo, quelle che sono le prassi gestionali. E, come dire, ogni introduzione tecnologica ha sempre portato con sé
un impatto di qualsiasi tipo. Ecco, questi impatti devono chiaramente essere tenuti in considerazione nel momento in cui si progetta un qualsiasi tipo di innovazione digitale, e quelle che vengono chiamate remedial action devono essere pianificate per tempo al fine di rendere questo impatto il meno grave o negativo possibile, ma cercando chiaramente di massimizzare quelli che sono gli esiti e gli impatti positivi per tutti gli attori coinvolti. Da ultimo poi la misurazione e la valutazione degli effetti, perché anche questo è un tema centrale che deve essere centrale e bisogna abituarsi a renderlo centrale ogni volta che parliamo di innovazione, cioè ogni volta che inseriamo innovazione all'interno di un'organizzazione, al di là che parliamo di innovazione digitale oggi in questo caso, ecco, in tutti questi casi la consuetudine di misurarne gli effetti per tutti gli utenti e per tutti gli attori del sistema diventa un qualcosa di assolutamente importante, in particolar modo quando parliamo di innovazione digitale. Non mi riferisco solo, come dire, alla customer satisfaction degli utenti finali dell'innovazione, ma penso anche alla soddisfazione e alla valutazione degli impatti da parte del personale che utilizza questo tipo di innovazioni. Volevo ora richiamare, ecco, sei fattori, li ho chiamati driver, ma chiamiamoli pure fattori, che sono fattori interni e esterni che sono, come dire, in letteratura richiamati come centrali nello spingere, nel portare a innovazione anche all'interno dei nostri servizi di welfare. Sono fattori interni e sono fattori esterni. Per quanto riguarda i fattori interni, possiamo isolarne sostanzialmente tre. Il primo, forse anche il più importante, non per caso lo mettiamo per primo, è l'orientamento strategico nei confronti dell'adozione di nuove soluzioni tecnologiche. Chiaramente il punto di partenza è che ci sia consapevolezza, voglia, volontà da parte dell'organizzazione, in particolar modo da chi ne ha l'onere e l'onore di dirigerla, di voler introdurre innovazione. È una scelta che costa fatica, che costa anche che costa intelletto, che costa tempo, e quindi è sicuramente, come dire, il motivo più importante e il momento più importante dell'introduzione di una qualsiasi innovazione tecnologica. Un altro fattore che può spingere un fattore interno che può spingere all'investimento nell'innovazione, per esempio il tema dell'efficientamento organizzativo della nostra macchina organizzativa, della nostra organizzazione. Chiaramente viviamo tutti, e forse il sistema di welfare mai come oggi, in un sistema di risorse scarse, forse sempre più scarse. Da un punto di vista delle risorse, sia dal punto di vista delle risorse economiche, ma anche dal punto di vista delle risorse del personale. Voi lo sapete bene, voi che vivete, popolate i servizi di welfare in questo paese. Quindi pensare all'introduzione di innovazione digitale per appunto spingere anche il tema dell'efficientamento organizzativo, della ricerca anche di risparmi anche economici, chiaramente risulta essere un fattore chiave nella scelta di portare innovazione all'interno dell'organizzazione. E poi spesso può capitare che anche lo stesso personale venga a chiedere, venga a spingere per innovazione all'interno dell'azienda o dell'organizzazione stessa. Come dire, mi capita sempre di più, anch'io che faccio, come dire, consulenza e supporto alle organizzazioni pubbliche, dal sociale al sanitario al welfare, di trovare spesso situazioni in cui è il personale stesso a richiedere alla direzione l'introduzione di supporti informativi, siano essi sistemi informativi, gestionali o altre tipologie di strumenti informatizzati o digitali in senso lato, possano supportare il lavoro da parte delle equip lavorative. Nei fattori esterni andiamo ad elencare tre fattori principali, che sono
per esempio le opportunità che si pongono di sperimentazioni legate a finanziamenti esterni, finanziamenti esterni che possono essere bandi, concorsi, premi a cui le nostre organizzazioni possono partecipare. Ecco, la possibilità e il vedere proliferare queste opportunità di finanziamento e di sperimentazione, di appunto collegare delle sperimentazioni a queste opportunità di finanziamento è un tema ed è un tema importante e credo che l'iniziativa che oggi presentiamo è qui a testimoniarlo, di quanto avere questo tipo di opportunità poi ritrova un riscontro da parte di chi abbia voglia di investire su innovazione digitale. L'utenza stessa spesso è essa stessa promotrice di messaggi che portano alla richiesta di migliorare l'innovazione digitale per migliorare anche l'esperienza della fruizione del determinato servizio sociale, sanitario, di welfare in senso lato. E insieme ad essa appunto, non ci sono solo gli utenti finali, ma andiamo anche a parlare, se parliamo in particolar modo di servizi di welfare, di familiari, di caregiver, cioè tutte quelle persone che ruotano attorno all'utente, che hanno essi stessi la necessità di interagire con la nostra organizzazione e spesso hanno anche la necessità di conciliare il supporto che devono dare all'utenza, il supporto che devono dare all'utenza con tutte le altre loro incombenze familiari piuttosto che lavorative che possono avere. Quindi la digitalizzazione è anche assolutamente un fattore conciliante per l'utenza, per i familiari, per i caregiver che stanno attorno a loro. Quindi adesso vado molto veloce perché i messaggi che vi volevo lanciare erano questi e in 2 minuti lascerò ora la parola ai delegati e ai referenti degli altri comuni. Quali sono i fattori facilitanti? Chiaramente la disponibilità di risorse interne. Se abbiamo risorse possiamo fare innovazione, è più difficile se chiaramente non l'abbiamo. Risorse esterne derivanti per esempio da bandi sono essi stessi fattori facilitanti. Avere disponibilità di infrastrutture di supporto e non è un tema da poco, io leggevo proprio ieri l'altro credo sulla stampa che l'Italia è al 24esimo posto su 28 stati nell'Unione Europea nell'indice di digitalizzazione dell'economia e della società della Commissione Europea. Ecco, anche il tema come dire, dell'esistenza di infrastrutture di supporto, non solo da parte di chi l'innovazione digitale la sviluppa, ma anche di chi ne deve fruire, l'utenza e come abbiamo detto prima, i familiari caregiver, è un fattore centrale, cioè avere questa piattaforma di dialogo, questa infrastruttura, piattaforma di dialogo per poter dare vita concreta a un'innovazione è assolutamente qualcosa di cruciale e di fondamentale per poter introdurre un'innovazione, altrimenti sarebbe esclusivamente fine a se stessa. La propensione degli operatori all'utilizzo e all'adozione di tecnologie, non nascondiamocelo, è anche un tema culturale. E se io penso ai servizi sociali, di welfare, anche quelli sanitari con cui magari ho a che fare, spesso un tema culturale anche da parte degli operatori accettare innovazione digitale. E spesso mi viene da dire è anche un tema generazionale, soprattutto in un segmento come quello dei servizi di welfare, dove il turnover, il ricambio generazionale forse è stato più ritardato. E quindi anche quelle economie esperienziali che si portano le generazioni native con le tecnologie come dire, attualmente in diffusione, ecco, anche queste rappresentano un tema assolutamente centrale. Il tema poi delle normative che incentivano l'adozione, ci sarà un bel passaggio, secondo me, quando vedremo l'esempio del Comune di Milano sul tema della normativa e di come è stata affrontata un aspetto della normativa in un ambito, come dire, commerciale. Quindi vedremo un po' come loro hanno fatto e faremo anche qualche domanda curiosa in più. So che questo potrà interessare molti, molti di voi. Quindi avere un quadro normativo e un ambiente normativo, come dire, adeguato aiuta lo sviluppo delle tecnologie. E poi, chiaramente, la propensione degli utenti ad utilizzare ed adottare le innovazioni tecnologiche. Questo è un tema, chiaramente, è un tema che parimenti, come dire, investe gli operatori, il personale, ma investe anche gli utenti delle innovazioni tecnologiche. Tant'è che appunto il tema culturale e generazionale che vi dicevo prima
È un tema fondamentale, anche il tema dell'accessibilità all'innovazione digitale, all'innovazione tecnologica da parte degli utenti dei servizi di welfare. Spesso gli utenti dei servizi di welfare sono utenti che magari hanno anche un'età avanzata, quindi c'è un tema lì anche generazionale che probabilmente andrà a scomparire nel tempo, ma che in questa fase dobbiamo sicuramente porci, anche il tema appunto della accessibilità della stessa. Allora, sui fattori ostacolanti, in realtà adesso non mi soffermo perché è semplicemente quello che vi ho detto adesso in chiave negativa, cioè se prima vi parlavo di risorse, di necessità di risorse, qui parleremo di mancanza di disponibilità di risorse, qui parleremo di mancanza di risorse, quindi metto semplicemente questa slide agli atti e passo a farvi vedere in realtà l'ultima slide e poi lascio la parola ai nostri delegati, ai nostri referenti. L'ultima slide che vi fa vedere un po' quella che è in letteratura si chiama la curva dell'adozione tecnologica. Cercate poi di pensare come esercizio, o meglio, di traslare questa curva dell'innovazione tecnologica all'interno delle sperimentazioni che poi i nostri referenti comunali vi faranno vedere. Di fatto, sull'asse verticale avete cosa? Un indicatore di carico di lavoro da basso a alto verso l'alto e, come dire, una timeline, una linea del tempo delle fasi di introduzione tecnologica. Come vedete, se parliamo di carico di lavoro, il carico di lavoro dell'innovazione tecnologica è crescente nella prima fase. Ogni innovazione tecnologica, ogni innovazione digitale porta con sé un impatto, diciamo così, negativo, cioè di incremento di lavoro, di incremento di investimento temporale personale. Questo è lo scoglio più importante e scavallare il picco dell'inefficienza che trovate appunto nel massimo di carico di lavoro è assolutamente il momento cruciale per l'introduzione dell'innovazione. Da lì è il momento in poi in cui comincia la discesa, in cui poi arrivano i benefici per gli utenti del sistema, interni ed esterni, e si arriva poi a un guadagno di efficienza e alla fine a un'adozione completa dell'innovazione. Allora, io adesso termino qui la mia presentazione, poi se qualcuno dovesse avere delle curiosità ulteriori anche sui contenuti che ho trattato, liberi anche di fare domande a me. Ora, abbiamo il momento degli interventi dei referenti dei comuni italiani che oggi presenteranno le loro esperienze. Appunto, sono Gabriele Manente del Comune di Venezia, Emanuela Losito del Comune di Milano, Paola Ventura e Fabrizio Datti del Comune di Bologna. Io intanto chiederei a Gabriele Manente di collegarsi perché cederò la parola a lui per primo. Eccolo che arriva, buongiorno. Allora chiederei di restare nei 15 minuti di tempo massimi di presentazione. Ci sarà poi modo per qualche dibattito, qualche chiacchiera finale nella fine. Lascio la parola a Gabriele Manente e grazie a tutti. Buongiorno a tutti, sono Gabriele Manente, il project manager del progetto Sistemi informativi e servizi digitali per il welfare per il Comune di Venezia, che da noi è classificato con un intervento VE11J e VE11K, che rappresentano il sistema unico delle prestazioni sociali e lo sportello unico delle prestazioni sociali. Ovviamente i due progetti sono correlati perché fanno parte della stessa tematica e interagiscono l'uno con l'altro. Vi parlerò degli obiettivi di questo progetto, del progetto in sintesi, dei sistemi informativi a supporto attraverso i quali abbiamo dotato l'amministrazione e i primi numeri dei servizi che abbiamo attivato. Allora, innanzitutto, per rispondere all'obiettivo principale, che è quello di digitalizzare e aumentare la digitalizzazione dei cittadini, era necessario intervenire anche a livello di servizi informativi della pubblica amministrazione, perché se i sistemi informativi della pubblica amministrazione non sono pronti per interagire con dei portali online, bisognava fornirli di questi sistemi informativi. Per fare questo, abbiamo deciso di dotare l'amministrazione di soluzioni software che siano realizzate in ottica di servizi, ovviamente, in maniera che qualsiasi tipo di piattaforma online possa interagire con questi sistemi. Innanzitutto bisognava trovare un software e quindi dotare l'amministrazione di un software che fosse rappresentasse
il punto unico di accesso digitale per la presa in carico di tutte le richieste di assistenza sociale da parte dei cittadini. E questo ha comportato, acquisire questo sistema, anche razionalizzare dei processi amministrativi dell'amministrazione e porta a una fruibilità delle informazioni dei beneficiari e delle esigenze sociali della popolazione e permette di garantire un monitoraggio migliore delle politiche sociali e anche un supporto ulteriore agli operatori sociali delle direzioni del Comune di Venezia. Inoltre, nell'ambito di questo progetto è stato deciso, come anche indicato dalla linea guida PON, di potenziare il sistema informativo dell'amministrazione per la gestione dell'anagrafe degli inquilini in ambito di edilizia residenziale pubblica. In particolare, Venezia ha una caratteristica particolare in quanto è detentrice di numerosi immobili pubblici e per molti di questi non demanda la gestione all'ATER o all'ALER di riferimento, ma ne fa una gestione autonoma, indipendente all'interno dell'amministrazione. È fondamentale dotare l'amministrazione, potenziare questo sistema per aumentare anche le conoscenze delle esigenze abitative della popolazione, per programmare le politiche abitative, ma soprattutto per rispondere alla problematica dell'emergenza abitativa che sul territorio veneziano è molto forte. Tutto questo consentirà quindi poi dotare l'amministrazione di questi sistemi ai cittadini di accedere alla maggior parte dei servizi sociali tramite piattaforme online e che quindi questo possa rappresentare per loro il punto di accesso per fruire di tutti i servizi offerti dall'amministrazione anche in ambito sociale. Nel fare questo abbiamo quindi lavorato in questo modo. Per quanto riguarda lo sportello sociale, la cartella sociale e l'erogazione delle prestazioni sociali, abbiamo dotato l'amministrazione di un software che è molto diffuso nei comuni soprattutto del nord Italia, del sistema informativo iCare. E questo gestisce lo sportello sociale per la gestione del contatto, della scheda di accoglienza e di quell'attività che è la prevalutazione, il pre-assessment. Gestisce poi la cartella sociale per la valutazione approfondita multidimensionale e la possibilità di progettare gli interventi da mettere in campo per ogni tipologia di utente. E inoltre consente l'erogazione e la rendicontazione delle prestazioni sociali che l'amministrazione mette a disposizione dei cittadini. In ambito invece di potenziamento dell'anagrafe degli inquilini, abbiamo acquisito un altro software che si chiama Resis, che è focalizzato nella gestione dell'anagrafe dei soggetti, degli immobili, dei contratti di locazione, ma molto anche sulla gestione dei bandi di locazione, soprattutto dei bandi di locazione in ambito di edilizia residenziale pubblica, dove la domanda da parte della cittadinanza è molto forte. E in tutto questo abbiamo messo in correlazione questi sistemi, diciamo, definiamoli di back-end, quindi utilizzati dagli operatori dell'ente, con il portale della pubblica amministrazione del Comune di Venezia, che è DIME. Il portale penso sia stato descritto già in dei webinar precedenti, rappresenta il punto di accesso per i cittadini a tutti i servizi dell'amministrazione. È il touch point dedicato a tutti i cittadini del Comune di Venezia. In ambito di questo progetto, all'interno dei servizi di DIME, sono stati sviluppati, all'interno del nostro progetto specifico, i servizi che vanno sotto la categoria, la sezione sociale. E in particolare sono stati progettati e realizzati tre tipologie di servizi. Uno per quanto riguarda un aspetto conoscitivo, che è quello della carta dei servizi o il sistema di offerta che rappresenta cosa l'amministrazione mette a disposizione dei cittadini in ambito di offerta. Un altro è la possibilità di presentare online in istanza e quindi di interagire direttamente con la pubblica amministrazione attraverso delle istanze online e poi anche la possibilità di consultare cosa l'amministrazione ha erogato in materia di prestazioni sociali al cittadino. Quindi il cittadino ha la possibilità di accedere a queste tre tipologie di servizio. Ovviamente, in alcuni di questi casi, come la presentazione di un'istanza o l'accesso al proprio fascicolo sociale, è necessaria l'autenticazione con i sistemi previsti a
dalla normativa di riferimento, in particolare SPID, CE, Carta Nazionale dei Servizi. Il sistema iCare, che qui in questa slide ho riportato una semplice rappresentazione del cruscotto che ha a disposizione l'operatore comunale, consente di registrare fin dal primo contatto l'accesso da parte del richiedente, diciamo, di colui che potrebbe diventare l'assistito. Cioè l'amministrazione quindi attraverso questo sistema ha la possibilità di registrare il primo contatto, che può essere di qualsiasi natura, sia telefonico, che attraverso altri enti, che possono essere enti sociali, eccetera, e ha la possibilità poi, una volta di registrare il contatto, di iniziare un percorso con questo cittadino, un percorso che parte dall'accoglienza e quindi con la realizzazione della scheda di accoglienza, per poi passare, eventualmente, se il caso lo richiede, a una gestione, come dicevamo prima, della cartella sociale, dell'assessment e della valutazione per l'erogazione dei servizi di riferimento. Con questo sistema abbiamo la possibilità di avere all'interno di un unico sistema informativo tutti i soggetti che si rivolgono all'amministrazione per una richiesta di tipo sociale, per una richiesta di assistenza. E abbiamo la possibilità di gestire tutta una serie di interventi che poi possono essere diversi in ogni tipo di amministrazione, però alcuni sono anche di natura nazionale. E quindi abbiamo anche la possibilità di gestire, ad esempio, le domande di REI per quanto riguarda delle tematiche in passato e in futuro, spero, quelle del reddito di cittadinanza. Al momento su questo tema siamo ancora in fase di lavorazione. Anche questa slide, che non si vedono bene i dettagli, però che è sempre una schermata dell'applicazione, viene rappresentato il flusso di come viene gestito all'interno del sistema iCare, di come viene gestito l'assistito. Quindi dal contatto all'eventuale presa in carico, all'eventuale definizione del piano. Diciamo che c'è la possibilità, spesso anche nella pubblica amministrazione, un cittadino fa richiesta di assistenza e la soluzione è solo un orientamento, quindi è rappresentata da dare delle informazioni per orientarlo nella scelta migliore che lui può fare per risolvere quella problematica. E in questo caso non si accede alla cartella sociale, ma il flusso si chiude con un orientamento. Invece, in casi più complessi, si passa a una valutazione e alla gestione della cartella sociale, alla progettazione degli interventi e alla loro rendicontazione. Dicevamo prima, per il potenziamento dell'anagrafe degli inquilini, invece abbiamo acquisito un altro software, e in particolare questo software per la gestione sia dei contratti di locazione, per la gestione dei bandi di locazione di alloggi pubblici, è Resis. Questo software è stato rilasciato nel corso dell'anno precedente, di quest'anno, dell'anno a fine dell'anno scorso, e con quest'anno abbiamo già gestito due bandi. Uno di edilizia residenziale pubblica sotto la normativa del Veneto e un altro di edilizia residenziale pubblica però tipicizzato per l'isola di Murano, approvato dalla Regione Veneto. Il software ovviamente consente di predisporre e configurare qualsiasi tipo di bando di locazione, consente di impostare le informazioni a livello di legislazione di riferimento, di comuni oggetto del bando, e di impostazione delle condizioni di punteggio, per poi essere utilizzate nell'ambito della produzione della graduatoria. Questo software, che è a disposizione della pubblica amministrazione, per quanto riguarda il bando ERP, è stato gestito con due modalità. È stato gestito sia in fase di accoglienza della domanda attraverso uno sportello gestito dal Comune di Venezia, quindi i cittadini potevano presentarsi allo sportello per presentare la domanda, ma anche attraverso il portale DIME, attraverso il servizio sociale e bandi di locazione pubblica, attraverso la presentazione della domanda online. Quindi qui è stato fatto un grosso lavoro tra il gestionale di riferimento e il portale DIME per consentire che la domanda potesse essere presentata anche online con tutti i fattori di
di interoperabilità fondamentali a partire dall'anagrafe, in maniera che il cittadino non dovesse digitare i propri dati anagrafici del se stesso e del nucleo richiedente, del protocollo, in maniera che il cittadino all'atto della presentazione della domanda poi ricevesse una ricevuta della domanda presentata con gli estremi di protocollazione dell'ente. Il sistema consente anche di interagire con il sistema informativo dell'INPS per quanto riguarda la verifica dei valori dell'ISEE. Questo vale anche per il sistema precedente e il CARE. Per ogni tipologia di domanda, il cittadino poteva sia online, ma anche l'operatore comunale all'interno del software, registrare i punteggi che venivano dichiarati dal cittadino e gestire tutta una serie di funzionalità che riguardano i dati della domanda, il nucleo familiare, l'attribuzione dei punteggi, successivamente eventuali esclusioni, eventuali riserve di alloggi. Per poi gestire tutta la fase di commissione per arrivare in fondo alla graduatoria che il comune dovrà realizzare da qui al prossimo anno per questo bando che ha gestito di edilizia residenziale pubblica. Fondamentale in questo, vedo che mancano 2 minuti, è stata la gestione dei punteggi, che erano molto particolari perché la normativa regionale di riferimento è cambiata quest'anno e ha introdotto un altissimo grado di proporzionalità dei punteggi, con quindi la possibilità di attribuire dei punteggi anche a livello decimale, e quindi è stato fatto un lavoro molto complesso anche per la gestione di questi punteggi. Come vi dicevo prima, tutti questi sistemi, questi 2 sistemi che abbiamo comprato, acquisito per l'amministrazione per la gestione dei sistemi informativi dell'ente, interagiscono con la piattaforma DIME. Su DIME, vi accennavo prima, abbiamo realizzato 3 tipologie di servizi: bando di locazione, che poi vi spiegherò bene dopo, ma anche consulta la tua posizione e carta dei servizi sociali. Per quanto riguarda bandi di locazione pubblica, il cittadino, come vedete in questa schermata, aveva la possibilità, accedendo da DIME e registrandosi con SPID, di vedere la disponibilità dei bandi attivi in quel momento e di procedere con l'inserimento della domanda, di inserire ed eventuali allegati per arrivare fino alla conferma della domanda e, dopo aver digitato la conferma della domanda, ricevere via email copia della domanda con gli estremi di protocollazione. Volevo darvi anche alcuni numeri su tutta l'attività che abbiamo svolto attraverso i 2 sistemi e le interazioni con il cittadino. Per quanto riguarda il sistema iCare per la gestione delle sportelle della cartella sociale, sono stati registrati 2.161 contatti, sono state compilate 1.190 schede di accoglienza e sono stati fatti 341 pre-assessment, pre-valutazioni, diciamo, della situazione dell'assistito. In materia di bando ERP abbiamo gestito 2 tipologie di bando da giugno ad adesso: un bando ERP per 2019, per il quale sono state presentate 2.354 domande, di cui 539 online tramite DIBE e 1.851 allo sportello presso gli uffici comunali. Mentre il secondo bando è stato gestito totalmente in maniera digitale online, quindi il cittadino poteva presentare solamente la domanda online, era limitato ad alloggi nell'isola di Murano e ha visto la presentazione di 147 domande. E, diciamo che penso di aver concluso, vi ringrazio per l'attenzione. Allora, grazie. Ringrazio Gabriele Manente per la perfetta presentazione fatta. Ora chiamerei Emanuela Losito del Comune di Milano per la sua presentazione. Parlerà del sistema informativo socio-assistenziale e servizi per il welfare collaborativo. Ricordo anche te, Emanuela, i 15 minuti di tempo massimo e poi passeremo all'ultima presentazione. La parola a te, Emanuela. Buongiorno a tutti, sono Emanuela Losito, lavoro al Comune di Milano alla Direzione Politiche Sociali. Allora, come ha detto Giovanni, nella mia presentazione vi parlerò del portale che si chiama UIMI, che è il portale che stiamo sviluppando nella sua versione 2.0 all'interno del piano operativo PON del Comune di Milano. Aspettate che. Allora, nella.
Nella prima slide ho rappresentato un po' il percorso che abbiamo fatto. Come diceva Giovanni, il dottor Vigano prima, l'innovazione all'interno di una pubblica amministrazione ha dei tempi lunghi, a volte un pochino più lunghi rispetto che nel mondo del privato, ma che diciamo sono funzionali anche a come dire, portare a radicare dei cambiamenti che, essendo grande la macchina, sono un pochino più difficili da promuovere in tempi rapidi. Dove siamo partiti? Quindi siamo partiti con il piano di sviluppo del welfare, che è il nostro piano di zona, che è del 2012-2014. È stato un piano di zona molto importante per il Comune, in quanto ha avviato tutto un percorso di riorganizzazione interna e di ripensamento della vision, o meglio del ruolo che il Comune voleva avere nel contesto di una città che sta cambiando profondamente, un po' come tutte le grandi città italiane, e rispetto alla quale il sistema tradizionale dei servizi non è sempre in grado di trovare le risposte giuste. L'ambito di intervento che abbiamo scelto è l'ambito dei servizi domiciliari, quindi servizi per la cura e il benessere, che nella nostra amministrazione sono intesi in modo molto, molto ampio, quindi vanno dai servizi più tradizionali di assistenza domiciliare agli anziani a tutti quei servizi che stanno più nell'area della socializzazione e dell'aggregazione sui territori. L'innovazione su cui stiamo lavorando è stata introdotta attraverso un finanziamento. Come diciamo, i finanziamenti servono spesso alle amministrazioni pubbliche per provare a fare qualcosa che esce un po' dall'ordinario, e quello che noi stiamo cercando di fare ha provato a fare proprio questa cosa, uscire dall'ordinario, a ritagliarsi uno spazio dentro il quale provare a fare qualcosa di nuovo. Si è innestato sulla riorganizzazione del sistema della domiciliarità, ha prodotto un portale, che è il portale che vedete adesso online, che non è quello nuovo di cui vi parlo oggi, che è il portale wimi.milano.it, che ha già avuto due release e che ora, appunto, attraverso i fondi PON sta sviluppando la sua versione 2.0. Utilizzo spesso questa slide perché dà l'idea di come può procedere un'innovazione tecnologica in un ambito come quello del welfare e di come, almeno di come ci siamo mossi noi. Quindi abbiamo iniziato da un progetto e con il nuovo piano di sviluppo del welfare, quello che prima era un progetto è diventato un servizio, un sistema, un programma, quindi si è strutturato all'interno dell'amministrazione, e forse un po' l'obiettivo dei fondi PON è proprio quello di aiutare le amministrazioni a infrastrutturare dei percorsi di innovazione che stanno portando avanti. Il tentativo di innovazione che abbiamo fatto, passo alla successiva slide, si è realizzato principalmente attraverso la sperimentazione di una serie di infrastrutture, sia digitali, appunto il portale, ma anche fisiche, infrastrutture che diciamo piattaforme attraverso cui il Comune ha provato a affrontare la sfida di ripensare i propri servizi all'interno di piattaforme. Le piattaforme che abbiamo costruito e realizzato e che pian piano stanno aumentando all'interno dell'amministrazione, sempre all'interno della narrazione del sistema WIMI, sono appunto il portale, sono 12 spazi che sono gestiti da soggetti del terzo settore che svolgono sui territori le stesse funzioni che noi abbiamo attribuito al portale, e poi una serie di servizi che abbiamo definito target, che sono dei servizi che lavorano sempre con la logica delle piattaforme, ma hanno delle funzioni più specifiche, sono più focalizzati su alcune funzioni: il servizio di incrocio domanda-offerta per le TATE, le colf e le badanti, il servizio di educazione finanziaria e tutti i servizi per il supporto all'inclusione dei cittadini neoarrivati. Perché abbiamo scelto il paradigma della piattaforma? Perché ci è sembrato quello più interessante per provare a cambiare alcuni dei meccanismi di riproduzione tipici dei servizi sociali.
Allora, prima di tutto, le piattaforme, in particolare le piattaforme tecnologiche, sono uno strumento contemporaneo e i servizi sociali hanno bisogno di essere percepiti come qualcosa che fa parte della vita delle persone. Si potrebbe dire così, il welfare non può più permettersi di non stare sul web, ma il welfare non è il web. Quindi il nostro tentativo è stato quello di ragionare su uno strumento nuovo che ci permettesse di parlare lo stesso linguaggio che la maggior parte delle persone parlano, ma anche di preservare il fatto che il welfare è soprattutto relazione e connessione tra le persone. Lo strumento digitale aiuta anche in questo senso, è uno strumento, pensate a piattaforme come BlaBlaCar che lavorano anche sul meccanismo della fiducia, quindi le piattaforme informatiche, le piattaforme di scambio sono delle piattaforme che promuovono relazioni tra le persone, che creano fiducia e connessioni, e questo è sicuramente uno dei compiti che le politiche sociali devono perseguire. Le piattaforme in qualche modo consentono a chi si occupa di welfare, a chi si occupa di servizi sociali, di uscire dalla cosiddetta trappola delle prestazioni legate alle risorse che abbiamo. Ossia, noi normalmente costruiamo i nostri servizi sulla base del budget che abbiamo a disposizione. Con WeMe abbiamo provato ad affrontare la sfida di costruire un ambiente che aggregasse non solo le risorse che ha il Comune di Milano, ma tutte le risorse di welfare presenti in città. Quindi una piattaforma che promuovesse non solo l'offerta di servizi di comuni, ma l'offerta di servizi di tutti i soggetti del terzo settore che il Comune qualifica, quindi sul quale il Comune mette una sorta di bollino di garanzia e che quindi offrono i loro servizi direttamente ai cittadini. Il ruolo del Comune su questa piattaforma si configura così come il ruolo di una sorta di broker dei servizi, cioè il ruolo di chi mette in connessione chi offre servizi, chi produce servizi e i cittadini che ne possono usufruire. È quindi un ambiente, è uno spazio di aggregazione, di connessione e di scambio. In questo senso, essendo un ambiente, è un ambiente che consente anche di aggregare risorse in espresso frammentate. Uno dei grossi temi del nostro sistema di welfare è quello della presenza di tanta offerta, ma frammentata tra diversi attori, diverse istituzioni e spesso i cittadini sono molto soli, lasciati molto soli nel ricomporre questa offerta. La piattaforma su cui stiamo lavorando ha quindi l'obiettivo di aiutare i cittadini orientarsi in un sistema a volte così complicato da capire, e il terzo settore a attivare anche quei servizi che nell'ambito dei sistemi di fornitura del pubblico magari non riescono a trovare spazio. Ultima funzione, quella forse più importante, quella dell'aggregazione della domanda e dell'offerta, quindi del mettere in contatto cittadini e fornitori. Velocemente su questa slide, da dove siamo partiti, dove siamo già arrivati e dove vogliamo arrivare. Sulla sinistra c'è il PDF con cui prima di WeMe venivano presentati ai cittadini i servizi domiciliari. Era il PDF allegato alla delibera di approvazione dell'avviso della domiciliarità, quindi uno strumento molto poco navigabile, molto poco utile per i cittadini. Noi stiamo andando verso invece una piattaforma che funziona con le logiche delle piattaforme di scambio di e-commerce, che quindi consente ai cittadini in un modo diverso di trovare le risposte ai loro bisogni. Questa è un'anteprima della prima pagina del nuovo portale che sarà all'interno del sistema dei portali del Comune di Milano e sarà un portale che abiliterà molte più funzioni dell'attuale portale. Ci siamo arrivati attraverso un percorso che è iniziato a gennaio del 2018, sempre nell'ambito del PON, uno studio di fattibilità fatto con l'Osservatorio e-commerce del Politecnico e siamo ora nella fase di conclusione dello sviluppo. Dovremmo andare online tra il mese di gennaio e il mese di febbraio.
Vado veloce per dirvi alcuni degli esiti dello studio di fattibilità rispetto a questo tipo di piattaforme e a come queste piattaforme sono diffuse per tipologie di attore. Nel grafico a sinistra si vede come Milano è una città dove questo tipo di innovazione trova un terreno favorevole, in quanto è la città dove le piattaforme di e-commerce e di scambio sono più diffuse. E in quella invece in basso a destra notate come la presenza delle pubbliche amministrazioni in questo tipo di piattaforme è ancora molto bassa. Questi nuovi servizi del portale è un portale che consentirà ai cittadini, un po' come sui portali di e-commerce, di personalizzare la loro richiesta, quindi attraverso tutta una serie di tool di trovare il servizio che ritengono più adatto ai propri bisogni. I servizi sono sia gratuiti che a pagamento, se a pagamento potrà pagare direttamente online i servizi. Sarà possibile per ogni ente del terzo settore collegato alla piattaforma gestire tutto il flusso dell'erogazione del servizio, dall'accettazione della richiesta al preventivo, alla sospensione, all'interruzione del servizio. Introdurremo dei meccanismi, dei tool per consentire la condivisione tra più persone di uno stesso servizio, che è una delle altre strade su cui stiamo investendo tanto. È un servizio condiviso, oltre a costare di meno alla singola persona, è un servizio che crea a sua volta relazioni e connessioni e fa uscire le persone dalla solitudine. Sarà possibile gestire i voucher sociali, i titoli sociali che noi eroghiamo. La piattaforma abiliterà i feedback e quindi avrà tutto un sistema di rating interno e consentirà di gestire le candidature delle assistenti familiari e la ricerca di assistenti familiari da parte delle famiglie. Allora, il tempo a mia disposizione è finito, quindi diciamo, vi lascio con la foto delle piattaforme fisiche, che sono gli 11 spazi WIMI presenti in città, che, come dicevo prima, sono il modo attraverso cui le stesse funzioni della piattaforma vengono portate sui territori. Grazie mille Emanuela per la perfetta presentazione, perfetta e colorata presentazione, quindi ho apprezzato anche questo aspetto. Allora, mentre invito intanto gli altri relatori, che sono Paolo Ventura e Fabrizio Dell'Atti del Comune di Bologna, a collegarsi e comparire in video, invito anche Emanuela a scollegare la propria webcam intanto. Ricordo comunque a tutti voi partecipanti che c'è la possibilità di scrivere in chat se avete delle domande o delle osservazioni, le potremo poi fare nell'ultima parte, porre ai relatori nell'ultima parte del webinar. Come vedete, il prossimo intervento è un binomio. Avremo sia Paola Ventura, si alterneranno quindi Paola Ventura e Fabrizio Dell'Atti che ci presenteranno il cruscotto di analisi welfare del Comune di Bologna. Vi ricordo anche a voi 15 minuti di tempo massimi, così abbiamo almeno 10 minuti poi per le curiosità finali, e lascio a voi la parola e buon intervento. Salve, buongiorno, sono Ventura e sono un funzionario dell'Ufficio di Statistica del Comune di Bologna. Allora, io sarò brevissima perché in realtà il collega Dell'Atti, diciamo, ha il compito di entrare più nel cuore di quello che è proprio il nostro progetto e di descriverlo anche dal punto di vista più tecnico. Io faccio semplicemente un excursus storico diciamo, di quali sono stati i passi che ci hanno portato poi a definire, diciamo, questo progetto integrato. Siamo, diciamo, partiti dalla consapevolezza che le amministrazioni comunali hanno un grandissimo patrimonio di tipo amministrativo nei loro archivi, e comunque questi siano stati costruiti anche semplicemente appunto per finalità amministrative e non nati già nell'ottica di fornire dati di tipo statistico utili per prendere poi decisioni, diciamo, politiche amministrative o comunque anche di ausilio e servizio per la fornitura, insomma, dei servizi ai cittadini.
Siamo altrettanto molto convinti che l'integrazione, diciamo, di queste banche dati consentano, diciamo, di fornire anche un valore aggiunto rispetto all'analisi delle singole. E pertanto, diciamo, ci siamo un po' anche ispirati a quello che è il processo attuale di modernizzazione che ha messo in atto Istat, il nostro sistema, insomma, statistico nazionale, che appunto ha avviato questo processo di produzione di statistiche ufficiali basato appunto sull'integrazione di diversi registri e sul, diciamo, l'unificazione delle varie tematiche proprio per fornire informazioni a tutto tondo. E la nostra amministrazione da sempre è stata molto sensibile alla diffusione e alla valorizzazione del patrimonio informativo dei dati presenti. E l'ufficio di statistica si è sempre prestato, diciamo così, per realizzare prodotti che potessero essere di aiuto e informativi per prendere decisioni, partendo inizialmente con semplici report, diciamo, relativi alle utenze dei determinati servizi, con dettagli però molto specifici e, diciamo, che potesse essere di aiuto per la programmazione, per l'utenza reale, ma a volte ci siamo spinti anche sull'utenza potenziale, per esempio attraverso previsioni demografiche dei settori educativi per riuscire a calibrare, insomma, le politiche del settore. E con l'avanzare della tecnologia, con, insomma, il progredire, abbiamo anche cercato di analizzare e di mettere in linkage questi dati dei diversi ambiti con altre variabili, diciamo così, per cui siamo riusciti a realizzare dei prodotti un po' più articolati, dove per esempio, appunto, giusto per fare un esempio concreto, siamo riusciti ad agganciare i contribuenti del Comune di Bologna, per esempio, con l'anagrafe, in questo modo creare dei profili rispetto ai cittadini bolognesi, legati a queste variabili. Come nasce questo progetto? Questo progetto nasce nell'autunno del 2016, quando si stava facendo delle valutazioni, si era in programmazione per il bilancio triennale 2017-2019 e nel documento di programmazione si è inserito appunto nella sezione dei progetti questa idea di integrazione fra le fonti amministrative. Nello specifico si è deciso di integrare i dati provenienti sia dal versante educativo, scolastico, che socio-assistenziale e abitativo, mettendo insieme, creando, diciamo, dei concatenamenti tra le variabili di questi tre archivi, per arrivare ad avere un'informazione complessiva non solo dei servizi erogati, ma anche dei servizi erogati ai singoli cittadini e alle relative famiglie. E naturalmente in tutto ciò ci siamo avvalsi di nuove tecnologie informatiche e adesso il collega illustrerà nel dettaglio. Buongiorno a tutti, sono Fabrizio dell'Arti del Comune di Bologna. Allora, per consentire, diciamo, l'integrazione di questi tre, diciamo, macro archivi, appunto quello dei servizi di tipo educativo, scolastico, dei servizi di tipo sociale, dei servizi di tipo abitativo erogati dal Comune di Bologna e metterli insieme e far dialogare, diciamo, i dati, abbiamo utilizzato il software Tableau, che è un software che il nostro ufficio di statistica utilizza ormai da 5 anni, 4-5 anni a questa parte, e che è un software di visual analytics, cioè praticamente consente di integrare, di interrogare, diciamo così, degli archivi anche molto, molto articolati e costruire delle liste per gli utenti che consultano i dati in maniera che diciamo, la consultazione sia
visibile in maniera immediata, appunto un'analisi visiva, come vi ho detto, tramite appunto la trasformazione dei numeri in grafici, in tabelle e in mappe che sintetizzino un po' tutto il patrimonio informativo, diciamo così. E per quanto riguarda il progetto nello specifico, allora, si è scelto di analizzare, diciamo, integrare questi archivi, fornendo delle viste, dal punto di vista dei servizi erogati dal comune e al suo interno, diciamo, l'ambito dei servizi è stato, diciamo, declinato nelle viste di tutti i servizi sociali, i servizi educativi ed abitativi, come dicevo prima. Poi siamo andati a guardare, diciamo, abbiamo dato una vista, dal punto di vista delle persone che fruiscono dei servizi, quindi da una parte il numero di servizi erogati, dall'altra il numero di persone, che fruiscono dei servizi, scusate il giro di parole, e qui abbiamo visto, diciamo, la doppia vista tra appunto le persone servite, quindi contando proprio i numeri delle persone, oppure la distribuzione per servizi, cioè come vengono distribuiti i servizi. Poi abbiamo fatto un passaggio in più, andando a guardare appunto le famiglie, quindi l'ambito in cui abbiamo aggregato, diciamo così, le persone in maniera da avere una vista, dei servizi fruiti dalle famiglie, cioè dal nucleo familiare, diciamo così. Dopodiché il successivo, diciamo, un punto di vista è quello che abbiamo chiamato dei focus, dove, diciamo, in questo contenitore possono essere messe delle viste, diciamo così, trasversali, secondo cui interrogare e visualizzare i dati degli archivi, dei servizi erogati. In questa fase si è scelto di visualizzare i nuovi cittadini, che sono sostanzialmente gli immigrati, da altri comuni d'Italia, cioè immigrati sia che vengano dall'Italia o fuori dall'Italia. E poi la vista territoriale, quindi diciamo tutto quello che viene presentato nei vari ambiti, nei servizi, nelle persone, eccetera, anche una vista sul territorio, quindi come si articolano i servizi sul territorio del comune di Bologna. E quindi vi faccio vedere rapidamente queste, diciamo, si chiamano dashboard nell'ambito di Tableau, sono sostanzialmente delle lavagne in cui abbiamo composto. Abbiamo messo insieme dei grafici, delle tabelle, dei numeri riepilogativi per dare un'idea appunto di come gli archivi vengono, dei dati che possono essere utilizzati dagli archivi. Questo qui fa vedere l'ambito che abbiamo detto, il primo, quello dei servizi, tutti i servizi. Quindi in questa dashboard, diciamo così, rappresentiamo in maniera sintetica, tutto il patrimonio, chiamiamolo così, dei servizi erogati dal Comune di Bologna. Qui ci sarebbero dei numeri riepilogativi che per il momento abbiamo oscurato, infatti anche i grafici, sono privi di numeri o di assi, di metriche, insomma, abbiamo oscurato i numeri perché ancora è in fase di prototipale, siamo praticamente quasi alla fine del rilascio del progetto, però ancora è interno all'amministrazione, per cui i numeri non sono assolutamente pubblici, diciamo così. E come funziona il cruscotto? In questo modo, diciamo che all'interno della maschera, chiamiamola così, ci sono sulla destra tutta una serie di filtri che l'utente può selezionare e quindi navigare, diciamo così, il patrimonio informativo dei servizi, facendo delle interrogazioni, per esempio per data di aggiornamento, può selezionare il flusso nell'anno, lo stock, oppure scegliere di visualizzare, per esempio, solo i servizi abitativi o solo quelli educativi, e di conseguenza dopo fare i filtri in funzione della tipologia di servizio che viene selezionato. E quindi questo consente, diciamo, di interrogare l'archivio, chiamiamolo sterminato, insomma, molto ricco di dati, in maniera molto puntuale e analitica, cioè l'utente va a costruirsi da sé le rappresentazioni grafiche che più è interessato. E chiaramente tutto quello che è rappresentato graficamente o sotto forma di tabelle nelle dashboard, grazie ai filtri, si aggiorna in maniera interattiva. Quindi qualsiasi filtro viene operato sulla destra, i grafici e le tabelle si aggiornano.
Adesso lo faccio vedere in maniera molto rapida perché vedo che il tempo scorre. Comunque, sostanzialmente abbiamo deciso, diciamo, di far vedere i dati in forma tabellare, ma anche, diciamo, analizzati per, a seconda, diciamo, vari punti di vista, per cui per fasce di età di persone che fruiscono i servizi, oppure sul territorio come si articolano per i quartieri cittadini, ad esempio. E questa è invece la vista delle persone, quindi anche qui possiamo vedere tipo come si distribuiscono i servizi tra maschi e femmine, oppure nei quartieri della città. Oppure per fasce di età, quindi avere tutta una vista, diciamo, di come questi servizi, diciamo, o come le persone che fruiscono i servizi si distribuiscono, quali sono le fasce di età che fruiscono di più di un servizio piuttosto che di un altro. Poi questa è quella che fa vedere le famiglie, più o meno le logiche sono sempre quelle che guidano. Vado a spedito così vi faccio vedere anche i nuovi cittadini, che sono appunto le persone che vivono a Bologna da più di 10 anni, e fa vedere, diciamo, la doppia vista, sia da quanto tempo vivono in città, sia rispetto alla loro età anagrafica, da quanto tempo si trovano sul comune di Bologna. E infine la vista territoriale, appunto, che fa vedere, mette su mappa, queste sono delle aree del comune di Bologna che noi abbiamo chiamato aree statistiche, sono 90 aree, e che danno un'idea, diciamo, di come i servizi si distribuiscono sul territorio cittadino, quindi anche per, diciamo, dopo i decision makers del comune, avere appunto un'idea di quali sono le aree maggiormente servite e quelle che magari sulle quali si può eventualmente intervenire maggiormente, chiaramente misurando le necessità, la domanda, diciamo così, di servizi sul territorio, quindi avere un'idea appunto dell'offerta e della domanda. In quest'ultima vista abbiamo affiancato appunto la visualizzazione dei servizi erogati con la mappa della fragilità che il Comune di Bologna, l'Ufficio di Statistica, aggiorna ogni anno e che, diciamo, sulla quale noi abbiamo calcolato un indicatore di fragilità delle aree. Dal punto di vista, diciamo, questo indicatore di fragilità si compone di analizzare la fragilità demografica del territorio, la fragilità sociale, la fragilità economica, e dopo, da questi tre macro indicatori, abbiamo sintetizzato in un unico indicatore che dà un po' l'idea appunto della potenziale fragilità delle aree del comune di Bologna. Quindi qui si può vedere appunto, confrontando le due mappe, quali sono le aree dove vengono erogati determinati tipi di servizi. Ovviamente le mappe rimangono interrogabili come lo erano i grafici e le tabelle, per cui si costruisce la mappa dei servizi educativi, dei nidi, d'infanzia o quello che uno diciamo, vuole interrogare, e sull'altra vista fa vedere qual è la fragilità del territorio per un confronto così. E al momento, diciamo così, appunto, come dicevo, il progetto è nato come un prototipo e alla fine della sua, diciamo, della fase prototipale, che durava 3 anni, siamo in fase di automatizzazione del processo di alimentazione dei dati, quindi diciamo, la maggior parte dei dati arrivano da sistemi informatici, diciamo, tipo database Oracle o altri sistemi interni all'amministrazione. E il passo appunto subito immediato è quello di condividere la piattaforma con i decisori del Comune di Bologna e infine l'integrazione con un altro progetto che è ancora in corso di realizzazione, è quello del fascicolo del cittadino, che permetterà anche al cittadino di avere, diciamo, una vista in maniera adattata, diciamo, alle esigenze del cittadino di quelli che sono i servizi che il Comune di Bologna eroga e quali sono le forme in cui viene erogato. Quindi lo scopo finale sarà quello, diciamo, di dare a disposizione, di utilizzare questo progetto sia internamente, quindi dal punto di vista dei decision makers del Comune di Bologna, come leggere, avere maggiore consapevolezza di tutti i servizi erogati, ma anche al cittadino per poter, diciamo, vedere cosa il Comune offre, come avere una vista, diciamo, a 360 gradi di quello che il Comune di Bologna offre come servizi. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie a voi per innanzitutto il bellissimo gioco di squadra tra voi due nella vostra presentazione. Molto interessante l'ultima interfaccia sulla geografia.
Differenziazione veramente interessante e utile, credo, anche dal punto di vista del supporto alla programmazione delle politiche territoriali. Allora, abbiamo concluso le tre presentazioni dei referenti di ciascuno dei tre comuni, quindi Venezia, Milano e Bologna. Prima di passare agli ultimi minuti di, come dire, confronto e di breve discussione con i referenti, volevo giusto farvi notare, a voi partecipanti, come dire, la variabilità, le diversità che ci sono tra le esperienze che abbiamo pensato di presentarvi quest'oggi. Abbiamo visto nella prima esperienza del Comune di Venezia un sistema che di fatto è un gestionale per le politiche sociali, quantomeno le sue caratteristiche principali lo configurano come un sistema di supporto alla gestione degli interventi e dei servizi sociali. Nel secondo esempio, nell'esempio del Comune di Milano, invece, tra le varie cose abbiamo anche visto un sistema che è in grado, per esempio, di supportare e sostenere l'incontro fra la domanda e l'offerta di servizi nell'ambito del sociale, quindi qualcosa anche, come dire, davvero innovativo che si innesta anche su dinamiche, tra virgolette, commerciali che sono ormai sempre di più nella quotidianità della nostra vita. E da ultimo invece con il Comune di Bologna abbiamo visto un sistema principalmente di supporto alla programmazione delle politiche sociali, delle politiche di welfare, con un cruscotto informativo che permette appunto la presa di decisioni, prima di tutto. Quindi vedete come nell'ambito delle iniziative che sono state sviluppate c'è modo anche di spaziare, di differenziare le possibili iniziative e le possibili sperimentazioni. Allora, non ho visto particolari domande emergere nella chat. Io ho delle domande in realtà che mi sono venute in mente durante le bellissime presentazioni dei nostri referenti. Probabilmente non riuscirò a farle tutte e a tutti perché il tempo è veramente tiranno. Mancano 5 minuti e dobbiamo stare in questi tempi. Vorrei richiamare l'attenzione di Emanuela Losito del Comune di Milano, se per favore puoi ritornare, ecco, visibile eccola qua, nella nostra casella video, perché avevo una curiosità che volevo soddisfare. Forse sono anche due domande, non una, ma che possono essere accorpate. Di fatto a Milano avete sviluppato una piattaforma che è un ambiente di scambio, giusto? Che permette la facilitazione dell'incontro fra la domanda offerta e supporta anche quelle che sono le scelte sul mercato dei servizi di welfare da parte degli utenti. L'hai detto tu durante la tua presentazione, soprattutto forse in un mercato dei servizi di welfare come quello lombardo, che è un mercato spinto dal punto di vista duale del privato e del pubblico. Ecco, avere una piattaforma pubblica che aiuta questo processo è qualcosa di veramente probabilmente utile, sicuramente utile. Volevo chiedere, una piattaforma pubblica che ospita, come dire, delle offerte di soggetti privati come soggetti del terzo settore. Come è stata recepita dai soggetti del terzo settore, che sono, come dire, soggetti intermedio, e anche dal punto di vista normativo, come vi siete comportati, cosa avete esplorato, come dire, per rendere tutto ciò possibile? Era uno degli aspetti che, tra l'altro, avevo affrontato nella mia presentazione iniziale, quindi mi interessava sapere questo. Grazie, Emanuela. In pochi minuti, se riesci. Allora, in pochissimi minuti ti do due immagini, resistenza e grande interesse. La resistenza perché chiaramente uno strumento del genere cambia un po' le regole del gioco per chi è abituato a giocare con altre regole del gioco, cioè chi è abituato a e chi è stato abituato, diciamo, dalle politiche pubbliche a viversi più in un ruolo di fornitore di servizi, trovarsi messo su una vetrina come questa, il trovarsi messo su una vetrina come questa non è stato accolto tanto bene, perché voleva dire diciamo, trovarsi in una situazione diversa da quella conosciuta, dove non c'è più, per esempio, nell'ambito dei servizi domiciliari, un qualcuno che filtra la domanda per te, ma i cittadini si rivolgono direttamente a te. Quindi tornare a giocare un ruolo sui territori che forse parte del terzo settore ha un po' perso in questo periodo. Trovarsi in un ambiente che è
competitivo sì, ma dove vince la collaborazione. E anche passare da una logica che è competitiva, una logica che è collaborativa, non è semplice, non da tutti è stato visto come un valore. E in questo senso lo sforzo che stiamo facendo dal punto di vista di come inquadrare dal punto di vista della normativa, dell'ordinamento questo strumento, questa piattaforma, è quello di leggerla come un passo avanti deciso nel processo di integrazione tra pubblico e privato nei sistemi di welfare. Come diciamo, le leggi a cui fa riferimento sono chiaramente la 328 e per la regione Lombardia una legge regionale, però l'idea è quella di portare il meccanismo, diciamo, il principio della sussidiarietà orizzontale al massimo livello, che vuol dire siamo tutti responsabili di rispondere ai cittadini, il comune non gioca più un ruolo di governo burocratico, ma un ruolo di governance, cioè quello che facilita i meccanismi di scambio dentro questo settore e riconosce però che da solo non ce la può più fare, che per poter rispondere ai bisogni dei cittadini deve connettersi con qualcun altro e stare su una piattaforma come questa ha lo stesso vantaggio collaborativo, dico io, di chi vuol vendere i propri prodotti, che se si fa da solo il proprio sito di e-commerce probabilmente non arriva molto lontano. Se si mette in una piattaforma che aggrega più risposte, probabilmente trova uno spazio dentro il quale agire. Ricordiamoci che i bisogni nell'ambito del welfare sono tanti, è uno dei mercati che il privato guarda con più interesse perché in città che invecchiano, in città dove la solitudine aumenta, i bisogni delle persone sono sempre maggiori. Quindi lo spazio c'è per tutti. La collaborazione introduce un nuovo meccanismo di Certo. stare insieme, per stare insieme in questi spazi. Certo, grazie mille Manuela. Già che sei qui, non ti muovere, perché Ok. chiaramente è arrivata anche un'altra domanda, per te da Paolo Dal Bianco e anche da Marina Romano che condivide il pensiero, anzi la curiosità, e cioè, se la vedi anche tu nella chat, il sistema di matching tra domanda e offerta dei servizi domiciliari è legato ad una forma di finanziamento dell'utenza tramite voucher? Questa è la domanda. Allora, abbiamo già fatto una piccola sperimentazione con un strumento di voucher che si chiamava Baby Card, che era pensato per le mamme che avevano appena nel primo anno di vita del bambino. L'idea è che diventa un mercato sul quale tu puoi spendere i voucher che il comune dà. Cioè il comuniano sta riorganizzando anche tutto il sistema dei voucher, per cui in questo momento, oltre alla Baby Card, stiamo gestendo i buoni per l'assistenza familiare e abbiamo supportato nella gestione dei titoli per i soggiorni climatici delle persone con disabilità, però è chiaramente la strada verso cui stiamo andando, che comporta la soluzione di tutta un'altra serie di temi normativi legati alla normativa, però nel momento in cui ha un'infrastruttura come questa, il meccanismo dei voucher è facilmente agganciabile. Quindi per ora ci stiamo lavorando con i voucher più slegati dai meccanismi tradizionali, quindi quelli che non richiedono un progetto individuale da parte dell'assistente sociale, perché lì il percorso è un pochettino più Certo. lungo, però è una delle funzioni che avremo è quella di consentire la spesa dei voucher su un mercato, diciamo, ad alto valore aggiunto. Ecco, tra l'altro Paolo Dal Bianco chiede anche se i soggetti di cui parliamo devono passare da una procedura di accreditamento, cioè c'è una valutazione preventiva da parte del comune. Sì. Allora, nella prima sperimentazione, quella che abbiamo fatto nell'ambito del progetto finanziato da Fondazione Cariplo, c'erano sulla piattaforma gli enti accreditati al sistema della domiciliarità. Questo è stato un valore perché non abbiamo dovuto convincere i soggetti a stare sulla piattaforma. Un limite, nel senso che il sistema di accreditamento è un sistema molto chiuso, quindi in realtà questa piattaforma vuole essere una piattaforma aperta, quindi l'avviso che stiamo costruendo all'interno di questo
tentativo di inquadramento nuovo giuridico della piattaforma è quello di fare un avviso sperimentale che qualifica i soggetti, ma che rimane sempre aperto e che non ha gli stessi meccanismi, regole burocratiche dell'accreditamento in senso stretto, perché in qualche modo l'accreditamento ha chiuso la piattaforma. C'erano Perfetto. 58 enti e nessun altro poteva entrare, noi dobbiamo rimanere aperti. Grazie mille Manuela. Forse abbiamo un minuto perché c'era un'ultima domanda rispetto al tema dell'integrazione dei sistemi informativi. Chiedo a Gabriele Manente se può tornare in video. C'è una domanda rispetto al non solo lo sviluppo di nuove infrastrutture informative, di nuove piattaforme, ma anche al tema dell'integrazione di sistemi informativi esistenti. Spesso chiaramente le amministrazioni sono già dotati di sistemi informativi e come dire, la vera innovazione è saperli integrare. Chiara Fornara ha proprio fatto una domanda di questo tipo. Credo che voi abbiate proprio ragionato su questi aspetti, giusto? A Venezia? Sì, noi abbiamo lavorato su tre ambiti principali a Venezia. Il primo ambito è stato quello dell'integrazione degli sistemi esistenti e quindi abbiamo realizzato all'interno dell'amministrazione quello che viene definito in termini un po' tecnici, l'aggregatore virtuale delle prestazioni sociali, che rappresenta un sistema che raccoglieva tutte le prestazioni di tipo sociale, educativo, esenzioni, eccetera, che la pubblica amministrazione rilasciava ai propri cittadini, anche per esempio l'esenzione per la tassa sui rifiuti, che il Comune di Venezia rende esenti dei cittadini che hanno delle difficoltà economiche. Poi abbiamo lavorato però sotto altri due punti di vista. Uno è quello di fornire appunto dei sistemi, diciamo, tra virgolette, gestionali per la gestione delle politiche sociali e delle politiche abitative in maniera da completare un percorso di informatizzazione dell'ente e le informazioni di questi sistemi poi vanno dentro in quell'aggregatore di cui vi parlavo prima che aggrega questi sistemi ed altri sistemi. E infine abbiamo lavorato al terzo fattore, che prima forse sono stato un po' troppo sintetico nelle slide perché ero di corsa, ma dell'aspetto del cittadino attraverso il portale DIME, che il cittadino attraverso questo portale può interagire con tutti questi sistemi. Infatti lui può interagire con i sistemi gestionali per la presentazione di un'istanza online, quindi presentazione di un bando. In questo periodo, in questi ultimi 3 mesi, abbiamo fatto due bandi e circa 700 domande sono state presentate online. Questo comporta che sono stati fatti 700 SPID. Questo comporta che abbiamo spinto 700 cittadini ad avere l'identità digitale che non l'avevano di sicuro, perché i cittadini che accedono all'edilizia residenziale pubblica sono i cittadini che non penserebbero mai di andarsi a fare SPID. Certo. Prima cosa. E poi abbiamo messo a disposizione sempre dei cittadini quello che viene definito il fascicolo sociale delle prestazioni. Quindi quel sistema di cui vi parlavo prima, l'aggregatore virtuale, ha una visualizzazione ad hoc per i cittadini. Il cittadino, autenticandosi sul portale di DIME, può vedere tutte le prestazioni, ma non solo prestazioni, contributi ed esenzioni, a cui ha avuto accesso. Ok, grazie Grazie. mille della risposta. Allora, dobbiamo purtroppo chiudere in questo momento. Io non posso far altro che ringraziare tutti i partecipanti, i relatori che hanno fatto i loro interventi. Ricordo a tutti voi, allora, che le presentazioni, la registrazione di questo video, lo trovate ai link che sono stati riportati in chat e nuovamente invitiamo ciascuno di voi a prendere visione del catalogo dell'esperienza, che è una risorsa enorme, fondamentale, per prendere visione non solo delle esperienze che sono state oggi presentate, ma anche di tutte le altre esperienze che sono state sviluppate nell'ambito di questa iniziativa. Ringrazio tutti voi per la partecipazione e l'interazione e alla prossima. Grazie.